Buonasera e ben ritrovati a Palla Rommel per questa quart'ultima partita del campionato di Serie B, Alto Sebino contro Vicenza, la Palla 2 vinta da Michele Squeo, quindi è 100 anni che conduce il primo possesso. Partita fondamentale per definire quelli che sono gli equilibri in fase di play-out, arresto tiro, rinuncia al tiro Belloni, 6 secondi alla fine. Arriva il tiro di Pilotti, rimbalzo di Bergamini che ha ben fatto nelle ultime partite. Uno contro uno, Michele Sgueo va a destra e realizza nell'uno contro uno per i primi 2 punti Vivigas. Quindi è il numero 5 di Vicenza, Boaro, con i fratelli Campiello in capo che riceve questo uno contro uno contro Bergamini che ho detto prima fatto molto bene, contiene bene l'entratone il numero 18 Campiello Umberto che è anche il capitano della formazione di Vicenza. Va fuori il primo tentativo di Cent'anni dopo 1 minuto e 18 secondi per concludere questa azione di attacco. Campiello palleggia sul posto che non è molto pericoloso, controllo bene Bergamini, si attacca dallo stesso lato, finisce fuori, non molte idee per quanto riguarda Vicenza in attacco. Uno contro uno, palla fuori, Pilotti da tre su assist, non va bene, c'è un'autostrada, va a concludere, non è così, il rimbalzo di Bergamini che può avviare la fase di transizione in attacco. Viene letto abbastanza facilmente questo passaggio dal numero 5 di Vicenza, Boaro, che qua è di casa, vista la vicinanza con Boario Terme. Uno contro uno, alza la parabola, va a segno per il primo vantaggio con il numero 9, Montanari, 4-2 per Vicenza. C'è il primo fallo della partita che viene fischiato al numero 5, Boaro, sempre lui. Una partita che ancora deve decollare sul piano della fisicità. Quindi si alza Bergamini che riceve in questo momento, prende il blocco Cent'anni, riceve ora. Può pensare al tiro, viene raddoppiato, la palla dentro è preda della di Vicenza che avvia la transizione, va nell'uno contro uno, niente da fare, transizione per l'Alto Sebino, palla sotto, ancora intercettata, uno contro uno contro Pilotti, palla fuori, finta di tiro, attacca il canestro, torna sui suoi passi ma il tiro è fuori del numero 18, sempre Campiello. Belloni, uno contro uno, viene fischiato un fallo sul lato debole, sul lato opposto dove è la palla. È il secondo fallo in casa di Vicenza. 2-4 il punteggio dopo 3 minuti di gioco. Palla sotto per Pilotti, boom boom boom, uno contro uno fuori, non è la sua piastrella. Infatti finisce fuori il tiro di Michele Sgueo. Attacco di Vicenza, abbastanza la palla ferma, si viene ribaltata sul lato, c'è il cambio difensivo, uno contro uno, finisce ancora fuori il ribalzo di Michele Sgueo. Partita poco entusiasmante, tiro rapido da tre, finisce fuori di Pilotti, la palla danza sul ferro, alla fine è preda del numero 5, Boaro. Sempre punteggio 2-4 dopo 4 minuti, partita che definirà quelli che saranno gli equilibri in fase di play-out. Uno contro uno, Michele Sgueo contiene, attacca a destra, appoggia al canestro, finisce fuori, rimbalza ancora su.
partita che è un po', diciamo, i toni dell'amichevole, ancora ritmo che non decolla, palla sotto per Michele Sguea, perde il controllo, in qualche maniera riesce a servire Bergamini, calza Parabolonna e va a segno la prima tripla di questa partita, 5-4, ed è il vantaggio dell'Alto Sebino con questa tripla. C'è il fallo subito da parte di Bergamini, che nelle ultime tre partite è stato praticamente stratosferico in casa Vivigas. Mentre vengono chiamate le ragazzine, intanto io mi allontano, vado perché quest'oggi abbiamo anche il microfono, quindi mi posso muovere sugli spalti e posso anche andare a intervistare i miei amici che sono qua al tavolo delle statistiche. Piero Bertinelli, in questi 4 minuti, 5, che partita hai visto? Sì, sembra una partita più da Ciapanò che da basket vero e proprio. Molta frenesia da una parte e dall'altra, però vabbè, per adesso siamo avanti di uno. Io guardo il risultato, poi non conta la sostanza. Sì, beh, ho visto una partita molto, diciamo così, quasi un'amichevole. Poco. Va a segno con la seconda tripla, e quindi sono 8-4 il punteggio. Seconda tripla a bersaglio per l'Alto Sebina, questa volta con Belloni. Ecco, finisce ancora fuori il tap-in. Rimbalzo in attacco di Campiello, quindi che realizza 8-6 quando mancano 5 minuti alla fine di questo primo quarto. Partita che ancora si gioca su ritmi abbastanza blandi. Sì, direi nel frattempo palla, no, rimessa laterale in attacco nostro. Sì, siamo partiti sparati, adesso è un po' calato il ritmo, adesso vediamo il cambio di Vicenza che sostituisce Boaro, che ha già due falli a carico con De Martini, neo papà tra l'altro, notizia di cronaca di questa settimana. Speriamo che abbia dormito poco e sia utile per me. Questo è quasi sicuro, perché è un neo papà, se ha dormito tranquillo la prima notte. Comunque siamo contenti per lui, chiaramente. Quindi realizza 100 anni con il fallo subito, quindi sarà tiro supplementare sul 10-6 per l'Alto Sebino. Naturalmente qua con me c'è il tavolo delle statistiche, quindi Pietro Bertinelli, mega presidente, il fomentatore delle folle su Facebook. Va a segno il primo libero, 11-6, quindi questo è il punteggio. Sì, esattamente come hai sottolineato. Palla recuperata da 100 anni, quindi Belloni può andare a concludere. Sono passi questi, chiaramente. Sì. Come si canta in questi momenti qua, bisogna palleggiare Ale. Oh. Esatto, la canzone dovrebbe essere rivista. Quindi attacca sempre in maniera preferenziale da destra, finisce fuori, il rimbalzo è di Sgueo, Centani può avviare la transizione, riceve ora la palla, palla fuori con Michele Sgueo che, assolutamente, palla sotto per Pilo, alza Parabolone, peccato, viene giocato il fallo in attacco di Pilotti, mentre il Parabolone non è buono. Punteggio che rimane sull'11-6 dopo 7 minuti, 3:35 sono i secondi che mancano, i minuti e i secondi che mancano alla fine di questo quarto. I falli sono 4-1, sono 4 i falli commessi da Vicenza. Riceve ora, si svita, rinuncia al tiro, c'è l'intercetto quasi da parte di Belloni. Sì, un Belloni più reattivo rispetto al solito, che ha cercato l'anticipo su basso, sì, assolutamente.
quindi difesa a zona, parte dall'alto Sabino, uno contro uno, anche secondo me erano passi del numero 18 Campiello, che porta 11 a 8 più 3 per l'alto Sabino. Riceve Centani da solo, va a segno, è la terza tripla in questa partita. Non è una buona cosa lasciare tutto questo spazio che avete Centani, perché il giocatore di striscia ne può segnare altrettante. Nel frattempo va a segno basso con una buona virata a sinistra in faccia a Pilotti per il 14 a 10. Arriva Esposito sul cubo dell'alto Sabino, quindi chiama la palla, uno contro uno, pompa, 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 sinistra, palla fuori, alza la parabola, dentro fuori. Quindi transizione, tiro immediato da tre, ma la palla è lunga, subisce il fallo Pilotti, quindi saranno due liberi, ha subito il fallo di Pilotti. Campiello, secondo fallo personale di Campiello, e due tiri liberi per Pilotti quando mancano 2:11 al termine di questo quarto. Mette a segno il primo per il più 5 dell'alto Sabino, partita che inizia a prendere una direzione, direi. In Vicenza abbastanza un po' farraginoso in attacco, ma... le giuste contromisure, noi stiamo giostrando un po' sulle difese, un po' uomo, un po' zona, un po' alternata, quindi la lettura secondo me non è così buona fino a questo punto. Si attacca sempre dall'out di destra, prende il contatto, il canestro è buono di Campiello, 32, Campiello Andrea. Quindi ci sarà tiro libero supplementare, 16 a 12 il punteggio, possibilità di andare a un possesso di distanza Vicenza. Campiello è molto cercato in queste conclusioni da sotto, ancora Michelone non è riuscito a trovare un attimo un po' di contromisure. Buono il canestro, esce lo stesso Campiello e rientra il numero 6. Vai, viene, vai, vai, vieni, vai, vieni, viene, vai. Mentre è uscito Belloni, è entrato Permon col numero 6. Palla per Permon, riceve Centani, si esce dai blocchi Bergamin, arresto tiro, così è dentro, è una forma strepitosa, bellissimo, arresto tiro è il mio fondamentale preferito, c'è una difesa forte dall'alto Sabino, quindi Permon si stacca pure Michele Sgueo, viene lasciato tirare. Il tiro quindi Centani può andare a scaricare, ancora arresto tiro di Bergamini, questa volta è fuori, 18 a 13, la palla è lunga. Beh, direi che la palla era uscita perché il piede era sulla linea, chiaramente. Bergamin, non si intendono. A chi dare la palla persa non lo so, perché il passaggio di Bergamin è andato nel vuoto. Esposito al passaggio. Passaggio di Esposito, quella cosa lì, insomma. Ecco. 36 secondi alla fine di questo quarto. È corto il rimbalzo di Esposito, ultima azione di questo attacco, non c'è fretta, si può giocare con il cronometro in casa Vigas, 18 a 13 il parziale in questo momento,
così è, si allarga per l'uno contro uno, palla sotto per Bergamin. Sì. Arriva la stoppata di Esposito, poi la palla è fuori per l'ultimo tocco di Rizzetto del numero 13. Quindi ci sono ancora 6 secondi per concludere questo quarto e cercare una conclusione. Sì, non mi sembra che sia accaduto niente di particolare in questa azione. Vediamo, però gli arbitri vengono dalla Puglia, quindi vogliamo andare in Puglia, Puglia, Puglia. Quindi c'è pressione, riceve Permon che perde palla, ma l'ultimo tocco è sempre del numero 6, vai. Quindi sono 3 secondi rimasti, quindi è andata a buon fine la pressione, che ricordo da parte di Vicenza avere 5 falli, per cui un minimo contatto equivale. Riceve Michele Sgueo, palleggia adesso il tiro da casa sua e va a segno! 21-13, finisce qua il primo quarto.